La bellezza se o piede nato chi plere sopir e bene grandolur. Un saluto a tutti i videoascoltatori d'Italia Medievale. Oggi sono molto contento di poter presentare un libro appena pubblicato da Bononia University Press che si intitola Archeologia e cultura materiale nel Medioevo di Enrico Cirelli. E a iniziare questo nostro incontro e questa nostra chiacchierata su questo libro c'è Giuseppe Sassatelli, che è l'ideatore della collana, e poi a seguire l'autore. Quindi io darei subito la parola a Giuseppe Sassatelli. Prego. Grazie, buongiorno a tutti. Mi fa molto piacere avere questa occasione. Prima di tutto per dire due cose generali. Uno, la collana. La collana è stata pensata principalmente per gli studenti di ogni ordine grado universitari, ma è stata pensata anche per un pubblico interessato. E quindi questo doppio canale è un canale che è presente agli autori e che noi pensiamo possa avere successo. Non è una collana solo di didattica universitaria, ma è una collana anche per un pubblico che abbia interesse per i vari argomenti che verranno trattati, che sono molto ampi in senso cronologico e in senso geografico. Se mi posso permettere un'altra considerazione sul nome di Enrico Cirelli, poi magari sarà lui a dire più chiaramente qualcosa. Per me, rispetto a tutti i testi, a tanti testi che riguardano il Medioevo, la novità di questo testo è di mettere insieme cose che solitamente non stanno insieme. Noi leggiamo libri sulla produzione ceramica, sulla produzione metallurgica, su altre diciamo culture, su altri aspetti della cultura, ma non abbiamo, almeno ad oggi, uno strumento che metta insieme accanto ai metalli, alla pietra, alla ceramica, più soliti anche il vetro, i vestiti, il cibo, il libro, il legno. Quindi l'idea complessiva, diciamo, della cultura materiale della produzione è molto ricca e naturalmente una informazione di base che spero possa interessare. Grazie dell'introduzione. Quindi a questo punto lasciamo subito la parola all'autore, che così ci parla più approfonditamente di questo nuovo saggio. Prego, Enrico. Bene, grazie per questa opportunità che mi permette di presentare questo nuovo libro, che è il frutto di un lungo lavoro che abbiamo fatto grazie all'invito di Sassatelli e che per me è un'occasione per presentare ai miei studenti delle triennali e della magistrale e anche della specializzazione dei temi che io affronto a lezione, cioè quindi di dargli un testo di riferimento che possa essere appunto il più completo possibile. Nasce da questa esigenza e poi dopo chiaramente si è sviluppato con temi un po' più complessi, come sempre, come spesso avviene, come credo quasi in tutte le occasioni in cui si affronta un testo di manualistica. Ecco, dicevo che l'occasione è questa, ma mi sono molto divertito nella sua elaborazione, perché mettere in ordine tutte queste informazioni è sempre un buon sistema anche per riflettere sulle questioni e soprattutto sul tema centrale che secondo me ho provato ad affrontare, che è quello della poca conoscenza delle grandi trasformazioni, delle rivoluzioni che sono state portate in questo lungo periodo, questi secoli cosiddetti bui, e ancora nella trattatistica sono spesso appunto raccontati come momenti di una pausa anche nelle elaborazioni in tutte le attività artigianali, e invece ho cercato di porre l'attenzione su quelle che sono le straordinarie novità. È chiaro che avvengono in un lungo periodo e su tutti gli aspetti proprio della cultura materiale. Per questo dico che alla fine mettere insieme tutti questi elementi, secondo me, dà un quadro più completo. Ecco, ovviamente è solo un saggio e sicuramente ci sono molte cose che andrebbero
trattate con più pagine anche, perché poi anche ho cercato di farlo in un ristretto numero di pagine, anche se poi, come vedete, insomma, sono quasi 370 pagine, quindi non sono pochissime, però ecco, l'idea era quella appunto di sintetizzare e mettere insieme tutti gli aspetti delle grandi trasformazioni che nel Medioevo avvengono nell'ambito della cultura materiale. Sono trasformazioni che nascono in seno a sperimentazioni, a nuove elaborazioni di quelle che sono le conoscenze dell'antichità e che avvengono in diversi modi. Ecco, ovviamente a molti padri importanti questo lavoro che non nascondo nell'opera. Uno dei momenti di più grande riflessione è proprio su quelli che sono stati gli ideatori di questo rapporto tra la cultura materiale e l'archeologia in generale. Da Tiziano Mannoni a Enrico Gianni Chedda, Alessandra Molinari, Sauro Gelichi, che sono per me proprio tra gli esponenti proprio di questo aspetto dell'archeologia che è molto importante, Vasco La Salda e tanti altri colleghi che ho utilizzato proprio per completare questo lavoro. Quindi, dicevo, sono molto soddisfatto alla fine di aver portato a termine questo lavoro perché credo che sia uno strumento per i miei allievi importante. Quindi io adesso aspetto anche di conoscere delle opinioni dagli altri che ho visto che hanno accolto con piacere amici e colleghi che ho visto su network vari e poi di sapere cosa ne pensano, ovviamente. Non so se volete che poi entri più nel dettaglio nei capitoli, ma forse questo non è necessario, mi direte voi. Beh, no, in parte è necessario, ma rischierebbe di diventare molto lungo. La cosa che secondo me è interessante è proprio quella di affrontare questo aspetto di luogo comune nel quale è relegato da sempre, almeno dall'Ottocento in poi, il Medioevo come epoca buia e barbara e per niente innovativa. Invece mi pare di capire che nel tuo testo questa cosa viene ampiamente e diffusamente smentita. Sì, a partire proprio dagli oggetti. Ho cercato di far capire come la nostra società è anche abbastanza ovvio, no? Se uno ci pensa, ma è erede su molti aspetti delle invenzioni che avvengono nel corso del Medioevo, anche proprio nello stare a tavola, nell'usare oggetti per la tavola. Sono tutte invenzioni del Medioevo, anche se in alcuni casi poi ci sono chiaramente delle più antiche tradizioni, di fatto è proprio in questo momento che vengono concepite e anche utilizzate. Non tutte nello stesso momento, il Medioevo è un periodo lunghissimo. Io ho cercato anche di far capire le trasformazioni nel corso del tempo, ma anche proprio nell'Alto Medioevo, che sembra veramente il momento più drammatico della nostra società. E in realtà, ecco, per esempio, l'invenzione della forchetta avviene in quel momento, no? Nel IX secolo, probabilmente. Ecco, questo è qualcosa che tutti già sanno, grazie al libro di Chiara Frugoni, noi lo sappiamo molto bene, no? I nostri occhiali, insomma, tutto quello che in realtà, non tutto, però molto di quello che fa parte della nostra società è il frutto di un'elaborazione, una trasformazione, molto spesso anche avvenuta per errore, no? Per esempio, come molto spesso nelle società preindustriali avvenivano, c'erano delle sperimentazioni che erano del tutto occasionali, che erano legate a piccoli errori nei processi di produzione che poi diventano però delle scoperte e delle grandi innovazioni. Nella tecnologia delle fornaci, per esempio per la produzione di ceramica, che proprio nell'Alto Medioevo vengono rinnovate completamente e consentono di avere un'efficacia nella produzione straordinaria che ci consente di avere queste produzioni invetriate, smaltate, che noi tutti ancora apprezziamo sulle nostre tavole, oppure anche sull'elaborazione, sulla sperimentazione nei colori per il vetro. Ecco, tutto questo è qualcosa che avviene insieme alle società medievali e che poi viene portata a maturità anche nelle stagioni successive. E questo per me è veramente il centro, il fuoco, di questo lavoro, di questo libro.
Posso aggiungere una piccola cosa? Sì, certo. Accanto a questa novità delle grandi scoperte, spesso casuali, penso per gli errori, che sono una grande novità, vorrei risottolineare l'idea che il libro parla della ceramica, del metallo, del vetro e della pietra, che sono segmenti abbastanza soliti nelle nostre riflessioni di archeologi e di storici. Meno soliti sono altri aspetti come il cibo, qui si parla di olio d'oliva, di olio di noce, di vino, di pane, di formaggio. Meno Zucchero. praticate la produzione tessile, le pelli, l'osso, l'avorio, che secondo me aprono proprio l'orizzonte delle conoscenze che noi abbiamo di questo lungo periodo della nostra storia. Beh, è interessante questo, no? E poi io aggiungerei anche un'altra cosa. Noi come paese abbiamo gran parte di queste innovazioni, no? Cioè, secondo me l'Italia è stata fondamentale per questo. No, dicevo, è vero, molte delle elaborazioni avvengono in Italia, ma questo secondo me è un momento in cui la società italica viene inserita in un contesto europeo più grande. E questo io cerco di raccontarlo nel libro, proprio la dimensione d'Europa, la costruzione di quella che è la società europea, erede in gran parte del mondo romano, in realtà si viene a consolidare, ma questa è anche insomma, una cosa che è raccontata molto spesso da studiosi molto anche più competenti, viene proprio a configurarsi nel corso del Medioevo, con l'Europa carolingia, con un rapporto ancora stretto col Mediterraneo, ma veramente molto più come dimensione continentale, andando a inserire in questo momento di trasformazione anche le società dell'Europa del Nord e di altri territori che nel contesto delle società romane non erano ancora così importanti, così strutturati. Bene, io allora vorrei ricordare il titolo del libro in modo tale che la gente possa correre ad acquistarlo, che poi è lo scopo anche di queste video presentazioni. E il libro si intitola Archeologia e cultura materiale nel Medioevo. L'autore è Enrico Cirelli, che abbiamo avuto il piacere di avere con noi insieme a Giuseppe Sassatelli, l'editore è Bononia University Press, pubblicato da pochissimo. Ed è un libro che io mi sento veramente di consigliare per l'ampiezza, no, dell'analisi e dell'osservazione di questi 10 secoli e più di Medioevo, e per scoprire che in realtà non sono stati né bui né barbari, come tutti continuano ancora ostinatamente a considerarli. Io ringrazio tantissimo Enrico, ringrazio tantissimo il dottor Sassatelli e invito tutti voi a continuare a seguirci sul nostro sito che è www.italiamedievale.org, dove oltre a questa video presentazione troverete anche tutte quelle realizzate in questo interminabile periodo pandemico, e sperando di tornare a vederci in presenza dove tutto è molto più familiare e amichevole. Quindi grazie ancora a entrambi per aver Grazie partecipato. a voi Grazie. per l'occasione. A Bene. presto. Arrivederci. 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 Mando figlie cave vlu,